Anche se disoccupato, va riconosciuto il danno per la diminuzione dell'attività lavorativa futura derivante da invalidità permanente. Così la Suprema Corte di Cassazione per la diminuzione dell'attività lavorativa futura ad una ragazza, terza trasportata su di un motociclo, che a seguito di incidente stradale subiva una invalidità permanente. Invero, la legge 39 del 1977 al primo comma indica i criteri di determinazione del danno, da adottarsi con riguardo ai casi di lavoro autonomo e subordinato, mentre al terzo comma si stabilisce che in tutti gli altri casi il reddito da considerare ai suddetti fini non può essere inferiore a 3 volte l'ammontare annuo della pensione sociale, ricomprendendo non solo la previsione in cui l'invalidità permanente ed il conseguente danno futuro siano stati riportati da soggetti che non siano lavoratori autonomi o dipendenti, ma anche quella il cui danno futuro incida su soggetti attualmente privi di reddito ma potenzialmente idonei a produrlo.